Ciao ragazze, allora oggi mi vedete completamente struccata perché stiamo per fare un video esperimento molto particolare, quindi creeremo insieme una delle maschere che vanno più di moda negli Stati Uniti, che dovrebbe rimuovere tutte le impurità, tutti i punti neri, cioè vi fa uscire tutte le schifezze dal viso, ed è una maschera appunto che possiamo fare benissimo a casa con pochi ingredienti che si trovano molto molto facilmente, una maschera al carbone. Questa maschera dicono tutti che sia fenomenale, è una cosa fuori da questo mondo perché ti fa uscire tutti i punti neri, quindi ho sentito talmente tanto parlare di questa maschera viso che voglio provarla con voi, e quindi questo sarà un video esperimento, per questo che non ho trucco, perché naturalmente la maschera dobbiamo applicarla sul viso pulito, infatti il mio viso è anche tutto arrossato perché l'ho appena lavato con un po' di acqua tiepida. Primo step. Altre cose di cui avrete bisogno per creare questa maschera è naturalmente il primo ingrediente, l'ingrediente clou, polvere di carbone vegetale, si trova facilmente in erboristerie e costa poco. Poi abbiamo bisogno di colla non tossica, liquida non tossica, io ho preso questa, insomma tutte la conosciamo perché la usavamo quando eravamo piccole eccetera eccetera. Poi avete bisogno, ma questo è opzionale, di un olio essenziale profumato se volete che la vostra maschera abbia un buon profumo, io ce l'ho alla lavanda. Poi abbiamo bisogno di due ciotoline piccoline così, poi di naturalmente un cucchiaino, qui ho tutta la fila di cucchiaini, ma insomma un cucchiaino per mescolare il composto, poi un pennello piatto da fondotinta come questo, uno che magari non vi dispiace troppo rovinare perché può essere che non sia poi più utilizzabile, devo vedere, quindi un pennello piatto da fondotinta e poi delle salviettine struccanti che molto probabilmente serviranno per togliere i residui di maschera alla fine. Allora, inizio con questa bacinella piena di colla. Ho messo in un'altra bacinella il carbone in polvere, e praticamente ci serve il doppio di colla di quanto abbiamo di carbone, quindi più o meno è il doppio, ma potete farlo a occhio. Quindi vado ad unire il carbone alla mia colla liquida, così. Adesso naturalmente io sto attentissima, ma farò un disastro, ne sono certa. Vado piano piano a mescolare il composto, vi consiglio delle ciotoline un po' più grandi di quelle che ho io, perché vedo che questa è veramente troppo piccola, oppure ho messo troppa colla. Effettivamente ho combinato un casino, ma quindi vi consiglio di mettere uno straccio, un qualcosa sotto, perché veramente è il delirio. La polvere di carbone è estremamente sottile, quindi svolazza ovunque, un po' come la cipria trasparente, se la usate sapete di cosa sto parlando. Quindi il composto più o meno alla fine dovrebbe risultare così, tipo una specie di melma nera che fa paura, tipo catrame. Ok, questo è il composto, quindi adesso con il pennello vado a stenderlo sul viso. Cerco di mettere uno strato uniforme su tutto il viso, in modo che sia poi anche molto semplice da togliere, perché questa maschera dovrebbe togliersi, è tipo peel off, quindi si toglie con le mani, e, come uno strato praticamente quando si asciuga, quindi si toglie teoricamente molto facilmente, speriamo di essere in grado. Questo è il risultato, tra l'altro sulle mie mani sto già sentendo che un po' sta tirando la mia pelle questa maschera, quindi adesso più o meno dovrebbero volerci 20-30 minuti perché la maschera sia asciutta completamente, quindi ci rivediamo tra 20-30 minuti, io nel frattempo mi aggirerò per casa in questo modo, tipo spaventerò anche i gatti, e quindi ci rivediamo tra un po'. E poi la toglieremo assieme e vedremo come prosegue. Ok, sono passati 35 minuti, la maschera sembra completamente asciutta, io non riesco più a muovere il viso, quindi deduco da questo che sia completamente asciutta, da notare che vorrei ridere ma non ce la faccio, quindi vado a toglierla piano piano, ricordatevi quando togliete queste maschere di toglierle sempre dal basso verso l'alto. Ti fa una specie di ceretta, quindi spero che oltre ai peletti del mio viso tolga anche, quindi bene, se dovete fare tipo la ceretta ai baffi, qui avete due in uno, e spero che oltre a togliermi i peletti del viso mi tolga anche i punti neri. Questa è la maschera,
tolta praticamente assieme, cioè è rimasta compatta. Adesso questo ambaradan e questo ambaradan lo toglieremo appunto con delle salviettine struccanti. La mia pelle è molto molto arrossata, anche se per me è una cosa normale, perché tipo anche se solo la tocco, anche se applico soltanto la crema idratante, la mia pelle si arrossa, lo sapete, è super sensibile, quindi era una cosa che mi aspettavo, però se avete la pelle molto sensibile come me vi conviene andare un po' più lontano nel contorno occhi se volete fare questa maschera, perché vedete che in questa zona si è arrossata particolarmente, ma è comunque tutta rossa, è una cosa che mi passa solitamente dopo 10-15 minuti, quindi nel frattempo ho applicato anche un po' di crema idratante perché la sentivo che mi tirava, quindi avevo bisogno di un'extra idratazione. Ora vediamo le schifezze che sono comparse all'interno della maschera, anche se essendo nera non si vede particolarmente, ma ecco, non so se si capisce, ma tutti questi puntini piccolini piccolini sono praticamente i punti neri che la maschera mi ha tolto, fanno veramente schifo, quindi lasciamoli là. Quindi ho voluto assolutamente provare questa maschera al carbone per voi, che tanto sta facendo scalpore in America, quindi fatemi sapere che cosa ne pensate nei commenti, fatemi sapere se volete provarla, se avete intenzione di provarla, se già l'avete provata, com'è andata, eccetera eccetera. Quindi qualsiasi cosa scrivetemi nei commenti, mando un bacio gigantissimo e alla prossima, ciao!